sono partita, l'ansia mi ammazza perché mi sta veramente tagliando le corde vocali, non riesco a parlare. Ho dimenticato di far vedere l'outfit, però mi sono scordata, sono uscita di corsa perché ho paura di arrivare tardi. Più mi sono scordata di cambiare i soldi, quindi spero che non ci sia parcheggio a pagamento perché ho 50 euro. Il trucco è very easy, ormai mi trucco più manco per niente. Cioè, vi rendete conto? Oh mamma! Eccomi, sono arrivata, sono qui al maxi. Mi sto cagando sotto, ragazzi. Faccio vedere un outfit generico. C'ho anche la giacca. Sono in largo anticipo, ma meglio così, almeno ho trovato pure parcheggio gratuito. Meno male perché non c'avevo spicci. Mi sto cagando sotto. E vediamo. Eccomi arrivata. Io devo andare laggiù. Non ce la posso fa. Allora, siamo qua, tanto c'ho anche una ripresa, che siamo qui all'evento e sono in compagnia di Claudio, che mi sta aiutando in questa cosa. Ciao. Allora, anche lui ha un canale YouTube e ho visto qualcosina, per lo scaricare la batteria ho visto proprio solamente uno e mi è piaciuto un sacco. Vai Claudio, a te la scena. Ragazzi, allora, se volete farvi due risate, io vi invito nel mio canale, Claudio e Betta, perché non è solo mio, e provate, insomma, se vi divertono gli sketch, se siete appassionati di serie TV, a volte prendiamo in giro le serie TV, bonariamente, chiaramente. Vi dico, noi siamo due attori sfigati. Simpatici, però dai, mi è piaciuto. Simpatici ma sfigati, e infatti ci autodefiniamo attori cani, che è anche il sottotitolo del canale. Esatto. Per cui, se volete sapere le disavventure di quello che capita dietro le quinte, perché poi è tutto bello, no? Il modello spettacolo. Però noi cerchiamo di farvi vedere quello che generalmente non si vede col sorriso, però certo. Cerchiamo di raccontarlo in modo divertente. Ci esatto. Proviamo, speriamo di riuscirci. Sì, sì, sicuramente, tanto metterò il link sotto all'info box, che ci piace sta parola, non l'info box. Devo imparare anch'io bene. Sì, 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 sì. Perché se poi ti faccio un tutorial. Magari, grazie. Ok, qua ci sono i The Bills. Un po' di gente. Allora, sono 7. È buio, ragazzi, che brutto. Ho fatto solamente due interviste perché molti non volevano, non hanno aderito. E ho intervistato amico Olivieri col marito, simpaticissimo. Giornata numero 2, buongiorno. Allora, diciamo che ieri poi ho concluso perché sono arrivata a casa stanca morta. Lorenzo mi ha letteralmente saltato addosso. Non ho concluso il vlog proprio perché stavo un attimino in modalità relax. Ieri alla fine è stato abbastanza tranquillo perché dovevamo aspettare i VIP, poi la responsabile del progetto Enjoy doveva chiedere ai VIP se erano disposti a fare questa intervista in macchina, quindi se accettavano si andava, altrimenti no. Oggi invece la seconda giornata, diciamo, sono io l'ospite, perché oggi è la giornata youtuber. Sto andando un'ora prima dell'evento perché dovrò fare le interviste, il photocall, aiuto. Più che altro ieri erano le premiazioni delle web series della categoria fashion, quindi non c'entrava niente con quello che faccio io. Oggi invece è la categoria youtuber, non ci stanno premiazioni, nel senso io non è che sono in gara per le premiazioni, ma lì come ospite in quanto categoria. Qui siamo con Kevin Ruiz. Ciao, 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 ciao. Allora, qui c'ho una prospettiva di capelli ancora più randa. No, poi da capito, dal basso proprio. Mastodontico, mastodontico. No, stiamo parlando della tua telegenicità. Telegenica che non lo saprei dire, perché ragazzi la mia dislessia in questo momento si fa sentire, anche perché è ora di pranzo e necessito di essere nutrito, ecco. Io ho mangiato un tramezzino al volo, vedo, mentre guidavo e cercavo parcheggio. Sperando che mi riempia lo stomaco, ma non funziona, ragazzi, non funziona. Io assicuro, sta essendo più difficile di quello che pensavo. E niente, no, io sono qua per terra praticamente, sto così. Infatti, ma te vuoi sedere? Ma no, mi sembra Maria De Filippi seduta per terra sui scalini. Che succhia il telefono di Claudio, adesso farò la finale.
Quindi che si aspetta questa giornata? Guarda, in realtà adesso, poi adesso ci sarà anche l'evento youtuber alle 2:30, adesso vogliamo fare le interviste ed ecco che la richiamano, la richiamano subito. Subito, appena sento interviste arriviamo subito. Falchi. Eccoci. Allora, come procede? Anche Claudio, siamo tutti qua, già ho fatto varie interviste laggiù, mi mancano quelle due. Abbastanza tranquilla, dai. Di cuori va, però. No, no, oggi. Oggi no. No? Siamo tornati qui su Radio Art dal Roma Web Fest e una nuova ospite ai nostri microfoni, sempre con un altro Simone, che è Cristina. È stato appena rimproverato la sua gestione. Come dei pani e dei pesci. Sta moltiplicando Daniele, tra l'altro, la moltiplicazione dei panini. Il nome del padre è il pesce. C'era un po' di visibilità. Ma c'è un problema. Io colleziono. Allora siamo entrati qui, ho sbattuto. Vai ragazzi. Giù c'è Chiara. Come state? Bene. E ci siamo noi, perfetto. Ecco. Chi l'avrebbe mai detto? No, sei venuta bene. Grazie, per, non so perché faccio questo foto, sembro posta al market, tipo easy di quelli vendono le cose. Se c'avevi, cioè, guarda, sembra, se tenevi le mani qua sembrava un po' delle foto segnaletiche. La felicità, la gioia. Invece che sto. E poi chi c'è? È molto... Che dai. Oh, scusa, lo stavo muovendo. Da tempo, che è un progetto pensato, ideato da Riccardo Milanesi e che in questo caso è diventato Escape Martina, ma voglio chiamare Riccardo Milanesi a parlarcene. Accogliamolo con un applauso. Gerardo, Giulia, Alice che sta giocando, ciao. Ciao! Ciao, ormai sei ciao, grazie. Ma dicono che chi sono strana quando sto con la tua videocamera. No, dicono che sei diversa, ma non sì, è vero, vero perché mi... No, però mi mette soggezione, capito? Vogliamo farci la foto con qualche VIP. Io l'ho fatta, ho fatto la foto con lei. La mia VIP. Ma che VIP? Very important person. È stato un po' very important people. O person. People. No, aspetta, very important person, perché people è plurale. Sono stata pure a Londra. Sono finalmente tornata a casa. Vabbè, qui c'è, ecco, il teppistello. Sono tornata a casa da un po', adesso sono le 9:15, mi devo ancora cambiare, sono stanca morta. E l'evento è stato un po' stancante, sinceramente, perché alla fine corre a destra, corre a sinistra, tacchi, non tacchi, però ho conosciuto persone fantastiche e mi è piaciuto molto confrontarmi con altri youtuber. L'intervista, quella lì fatta proprio da Janet Nardis, secondo me non è andata benissimo perché c'era poco tempo. Ciao Psycho. Quanto ti sono mancata? Poco. Solo così poco? All'ultimo c'è stata l'intervista proprio in auditorium. I tempi erano un po' ristretti, mi hanno spiegato successivamente che era finito, sono rimasta per ultima, quindi il tempo a disposizione era finito, perciò
sono stata un po' sfigatella sotto questo aspetto, ma meglio così perché mi stava a pappina un pochetto abbastanza. Ah, poi una cosa che volevo vedere, farvi vedere, sono orgoglioso, che mi hanno regalato questo pacchettino della L'Oreal. Questo è un crema nutriente lisciante capelli secchi, ok. E invece questa è praticamente una spuma, cioè ve la dico io in parole spicce. Però questa è lisciante e questa è incurvante. Questa qui è Janet De Nardis, questo qui è il coso che abbiamo fatto oggi. Chi è? Mamma! Sono io! Oh mamma mia! Che poi sta foto... Io avevo detto tagliatela, casomai fate più un primo piano, invece no. Le interviste in radio sono andate molto bene, erano un bel po'. Tutto quel filone praticamente l'ho dovuto fare. Interviste e poi alla fine le domande erano sempre le stesse. Io ragazzi, ho vizio di toccarmi i capelli, non me lo levo. Ho conosciuto una persona carinissima che è Claudio e andate assolutamente a vedere il suo canale perché... è vero, è divertentissimo, nella sua semplicità è molto divertente. È un ragazzo molto, molto simpatico, molto alla mano, quindi ve lo consiglio di andare a vederlo. Anche perché mi aspetto, lui ci mette tantissimo impegno, però ovviamente adesso di youtuber siamo tanti. E quindi è giusto, secondo me, dare visibilità a chi secondo me merita, non che gli altri non lo meritano, però ho avuto modo di conoscerlo, lo sapete, difficilmente. Mi piace fare tanta pubblicità, però l'ho avuto modo di conoscerlo così per 2 giorni e è stato molto simpatico, anzi mi è dispiaciuto tantissimo non poterlo salutare perché alla fine sono andata via di corsa, ero stanchissima e mi ha fatto lui un'intervista nella macchina di Enjoy e alla fine poi non ci siamo più visti perché lui girava continuamente con sta macchina a girare e a fare interviste. C'erano un po' dei VIP, però parecchia un po' capuzza sotto il naso, onestamente, infatti non mi sono fatta manco una foto tranne Nicola Olivieri che ho intervistato io ieri nella macchina di Enjoy ed è stata carinissima. Però da che ho saputo gli altri VIP che hanno, i miei colleghi hanno intervistato gli altri VIP non sono stati molto... alcuni alla mano, altri meno. Se io mi spoglio finalmente, me levo sti tacchi, ne la faccio più e mi coccolo un po' al piccolino. Mi fa vedere sti piedi obesini, che piedi puzzoloni che c'hai, i piedi puzzoloni del mio bambino. Madonna, questo bambino, i piedi di bimbi, mamma mia. Ti sono mancata? No. Per niente. Allora vado via. Senti, manco. Ti manco, per lui ti manco vuol dire che gli sono mancata. Aio. Ma che mette calci così, ti sono mancata. Ok ragazze, io vi mando un grande bacio. Non so che foto potrò recuperare perché ancora non ho visto niente. Però se recupero mamma, qualche foto ancora. Ora te lo faccio. Appena se recupero qualche foto la metterò a fine di questo video. Io però non vi prometto niente perché non so quello che sarà. Niente, magari c'ho sto tic che mo mi gratto, mi sposto i capelli. Cioè ho aumentato i miei tic. Oltre a fare così adesso mi gratto anche. Mi... Bertuccio. Vi mando un grande bacio. Ciao.